qui negli uffici della Universal Music Italy Edizioni Publishing con Claudio Buia, che è il grande capo di tutta questa baracca. Sì, diciamo. Allora, siccome noi abbiamo pensato di fare questa serie di interventi sul nostro blog di mini video, proprio per fare conoscere la gente quelli che lavorano dietro le quinte della musica, perché dietro a questi successi poi ci sono degli impiegati, direttori, manager, insomma c'è tutta una... Adesso io vorrei capire, tu che eri un giornalista, io mi ricordo di te giornalista musica e dischi, sì, col bravo De Luigi, sì, come sei, allora tu sei nato nella, sei entrato nella musica, come sei entrato intanto a musica e dischi? Io sono nato a Sanremo intanto, quindi era un destino segnato. Sono nato a Sanremo, ho studiato, mi sono laureato in legge a Genova e sono venuto a Milano, ho iniziato a Milano nel 1980-81. A Sanremo l'unica realtà interessante a livello musicale era il Club Tenco, quindi io ho conosciuto Mario De Luigi attraverso il Club Tenco, avevo partecipato, avevo dato una mano a scrivere le motivazioni con cui venivano date le assegnate le targhe Tenco agli artisti, eccetera. E scusa, di che anno parliamo? Parliamo della fine degli anni 70, primi anni 80. Poi appunto nell'80 mi trasferisco a Milano, a Milano comincio a collaborare con Musica e Dischi nel momento in cui Mario De Luigi stava cambiando la redazione e stava passando dalla direzione di Roberto Galanti, stava De Luigi riprendendo in mano la direzione del giornale, mi ha chiamato come redattore, caporedattore, insomma responsabile della redazione, e da lì ho cominciato a scrivere di musica, a occuparmi di musica, ho fatto molte interviste, ho scritto anche un paio di libri non particolarmente memorabili. Se ti posso interrompere, mi ricordo anche che tu scrivevi di chi stava in sala di incisione una volta su di me. Tu hai scritto Alberto Serra molto attivo perché stavo facendo il disco di Mango, il disco di qui, il disco di là. Tu hai detto che dietro alle canzoni, sì, dietro ai successi ci sono quelli, sì, dietro ai successi ci sono innanzitutto gli autori, quelli che le scrivono le canzoni, no? Quindi poi tu hai fatto l'autore, hai fatto anche il produttore, sì, eri, sì, molto attivo. Dai, e lo sei ancora adesso, sì, grazie a te. Con altre, no? Anche con altre iniziative. Per quindi, cui a un certo momento c'è stato, un certo momento è successo qualcosa per cui tu da qualcuno sarei stato chiamato a entrare nella, perché è molto difficile entrare nella discografia. Sì, cioè, è molto difficile adesso, lo era un po' meno allora, perché c'erano più aziende, c'era più... Beh, lì la fortuna ha voluto che per un piccolo litigio, diciamo, che Musica e Dischi aveva preso una posizione, adesso non è neanche tanto bello andare a riferire, però insomma diciamo che io, De Luigi e io avevamo rifiutato la pubblicazione di una fotografia all'ora CBS. Di che fotografia si tratta? Beh, svegliamo questo. Beh, piccolo... allora c'era una diatriba personale dietro, preferirei non parlare di questa cosa, ma insomma... Non, ma di chi era almeno la foto? Si può, era una foto di Roberto Galanti, che dava un disco d'oro, la DDD era distribuita da CBS. Per motivi interni fra De Luigi e Galanti, beh, si può immaginare. Interni, la fotografia non venne pubblicata e questo creò un problema. Era il momento in cui Cabrini stava dando le dimissioni dalla CBS e stava passando alla EMI, e ricordo che La Falce, che era il capo della CBS, mi chiamò chiedendomi il motivo di spiegare perché non era stata pubblicata questa foto. Insomma, discutemmo animatamente, non fu una telefonata facile, non fu una telefonata simpatica né da una parte né dall'altra. Anche perché ricordiamo che La Falce non era proprio un carattere, no, la Falce duro, aveva, no? La Falce aveva il suo carattere, io avevo il mio, quindi a quel punto la foto non venne pubblicata. La Falce un po' si offese, però poi minacciò di togliere la pubblicità a Musica e Dischi, che era una cosa grave perché Musica e Dischi campava di quello, finché insomma io andai da De Luigi e prevalse la ragionevolezza, decidemmo che si doveva fare un pranzo con La Falce, e allora La Falce ci invitò a pranzo alle...
Scusa, posso fare una parentesi? Sì. Per i nostri... Certo, quelli che ci seguono. Cioè, musica e dischi è stato per molti anni, anzi in quell'epoca era un punto di riferimento importante, perché quello che usciva su musica e dischi era lo leggevano Billboard, tutti nel settore. Era il no? Billboard italiano, era il trade certo. magazine, cioè era il giornale... Il giornale di settore. È proprio. Stato un giornale glorioso, perché è stato credo, fondato nel 1945, nell'immediato dopoguerra, quindi ha avuto una lunghissima vita... ed era destinato agli addetti ai lavori. Per cui a questo pranzo cosa è successo? Per cui a questo pranzo andarono, si presentarono La Falce con Intra, che era allora il direttore marketing, e ci sedemmo al tavolo e ci spiegammo. No, no, vai, vai. Quindi, insomma, il dissidio venne composto a tavola dopo questo pranzo, che fu... al contrario della telefonata di cui parlavo prima, fu un pranzo simpatico, chiacchierammo, parlammo di mercato, io credo a quell'epoca, dopo 6-7 anni di musica e dischi, credo senza falsa modestia, che fosse in quel momento uno dei maggiori esperti di mercato discografico in Italia, perché era il mio lavoro intervistare i direttori. Perché a un certo momento la faccia di fare una proposta. Per cui, ecco, dopo un paio di settimane da quel pranzo mi arriva una telefonata che mi dice: lei è abituato a intervistare noi, vorremmo intervistarla. Questa volta la vorremmo intervistare. E mi offrirono il posto di direttore artistico. Ecco, ma questo che mi sembra, cioè, non che per l'amor di Dio la tua caratura era naturalmente di... Però ecco, queste sono cose difficilissime, perché adesso, a meno che non torniamo negli anni 50 dove veramente poteva succedere di tutto, già all'epoca c'era questa abitudine a prendere magari dei personaggi che stessero all'artistico o che fossero dei musicisti, per dire, no? Che secondo me è un errore clamoroso, perché molto, o un arrangiatore, o comunque, ecco, diciamo che questo per me l'hai portato anche, questa è stata una novità. Diciamo. Questa è stata una novità, e in questo io devo ringraziare, ho gratitudine per Piero La Falce, perché Piero La Falce era un uomo che aveva anche questo coraggio, aveva il coraggio di andare a cercare persone nuove, no? gli piaceva fare il talent scout nella musica, non solo di artisti ma anche di manager, e quindi mi introdusse in un ambiente, io non avevo esperienza aziendale, avevo grande esperienza. Comunque sei entrato e comincia tutto. Sono entrato e nel bene e nel male. Eravate sempre in Viamedei, no? Eravamo sempre in Viamedei, sì, certo. Va bene, allora questa qui si chiude la prima me ne è così agli inizi.